per un artista la materia è fondamentale. Materia intendendo qualcosa di tradizionale ma anche qualcosa di innovativo. Per quanto riguarda Pellegrino c'è da dire questo, che la materia per lui è fondamentalmente un aspetto costruttivo. E non è casuale che il primo riferimento che lui faccia, quindi i primi inserimenti che lui faccia, sono legati ai tessuti, alle corde, quindi fondamentalmente ad una realtà concreta fatta di trama e di ordito. Mario Pellegrino qui a Lecce con la sua prima personale, con queste opere d'arte dove la materia è la vera protagonista. Sì, è la prima personale grazie all'interessamento di alcuni amici che hanno creduto in me, perché io in genere lavoro da un po' di tempo, non ero mai uscito in pubblico perché ritenevo che l'arte fosse un fatto eccessivamente privato. Mi hanno spinto a fare questa cosa. Non ho delle grandi aspettative, sono delle cose nate da me stesso. Le sue opere riprendono un po' quello che è l'antico arazzo e poi anche gli antichi dipinti dove era predominante l'uso dell'oro. Guarda, io l'uso dell'oro lo intendo in questa maniera, cioè per me è un colore, non è oro. Cioè la luce io la considero l'oro. Quindi non è l'antico, utilizzare l'antico come doratura. E niente, per me è luce, cioè un colore quanto un altro. Perché utilizzare queste materie? Allora, intanto la materia nasce un pochettino da lontano, dai miei ricordi, da quello insomma che siamo stati un po' tutti da ragazzi. Io ho sempre visto sulle terrazze le lenzuola, ho sempre visto che le persone le nascondevano perché erano rattoppate, però forse hanno sempre rappresentato, secondo me, la cultura vera. Non dico delle nostre contadine perché sarebbe insomma un pochettino troppo, però una cultura nascosta. In realtà io le ho recuperate da sotto i materassi delle persone, un po' più anziane, e ho ritenuto che quella era una delle tante storie da raccontare, niente di più, niente di meno. È solo un fatto formale, niente filosofia c'è dietro. La materia nasce proprio dall'esigenza di poter raccontare. Con Mario Pellegrino un altro grande ed importante evento culturale qui a Lecce. Sì, come da nostra mission, ospitalità e valorizzazione del territorio. Mario Pellegrino è un artista salentino che è un po' schivo sicuramente, col quale però ci siamo trovati subito in sintonia, perché le sue opere così materiche e così legate al territorio raccontano miti e materiali del territorio, e quindi da qui è nata subito un'intesa, e mi piaceva raccontare un po' di Salento anche in questo periodo di vacanze a chi sarà ospite della nostra struttura e anche chi sarà ospite di Lecce e del nostro territorio. Per cui quello che mi piace pensare, appunto, attraverso l'ospitalità, non dare solamente camere e buon servizio, ma dare anche un assaggio di quella che è la nostra energia attraverso le opere culturali.